anticipiamo attraverso il microfono di ADVX Quest'TV che tu hai rassegnato ufficialmente le dimissioni da Assa Comunicazione, giusto? Sì, giusto, perché io non voglio essere complice di un sistema in cui non mi riconosco, e tra l'altro sono piuttosto infastidito dal fatto che... Perché adesso queste dimissioni? Perché ho dato tempo al nuovo corso per cercare di mostrare a me, io parlo per me e basta, ho dato tempo al nuovo corso per dimostrarmi se ci fosse davvero la volontà di cambiare, non la vedo. Quello che vedo io è che Assa Comunicazione è il presidio di una multinazionale, che non ha nessun interesse a cambiare questo sistema, perché ci marcia perfettamente, WPP vive di queste cose, quindi non ha interesse. Sì, però sul tema della remunerazione, il confronto con i clienti, insomma, ha cercato di avviare un tavolo di confronto. Ha cercato di farlo, io non discuto, ma non credo che sia il momento per fare negoziazioni a lungo termine. Se dovessimo fare un paragone, il nostro spread ha superato i 500 punti da un pezzo, quindi i provvedimenti che vanno presi, le riforme che vanno fatte devono essere fatte subito, non si può pensare adesso ci sediamo attorno a un tavolo e poi vediamo, magari fra 3 anni siamo arrivati a un punto, fra 3 anni saremo arrivati a un punto che non c'è più nessuno. Quindi vanno fatte cose subito e vanno fatte cose precise e soprattutto vanno prese delle posizioni chiare, cosa che non sta succedendo. Quindi a me non va di essere parte di un sistema che non sta portando frutti, e secondo me il fatto che Assa Comunicazione, lo dissi già probabilmente a te l'anno scorso diventasse un presidio di WPP non mi piaceva, uno perché non mi va di essere presidiato da nessuno in generale, io sono un dipendente e voglio restarlo. La seconda cosa è perché penso che anche a un tavolo con UPA la visione che porta Assa Comunicazione sia parziale, non può che essere parziale. D'accordo, cioè? Prodomo pipì, ma questi sono fatti, non me lo sto inventando io, cioè, è così. Però sul fronte delle gare, per esempio, che è stato cosa è cambiato? L'argomento, no, quello che io ravviso è che al di là dell'iniziativa di Assa Comunicazione che ha cercato di trovare un confronto con UPA, alla fine non sia venuta fuori una volontà comune di risolvere questo problema, no? No, cioè, perché le agenzie devono schierarsi insieme contro il sistema delle gare. Se lo fanno in due, poi fuori dalla porta c'è un altro che dice me ne frega, tanti ore che non faccio. Ma questo è abbastanza impossibile, no, da realizzare, cioè non si può imporre un comportamento, l'antitrust non lo permette, quindi no, però ci può essere una tutto il comparto che ha una reale volontà di cambiare. È tutto il comparto. Però lì non può essere soltanto Assa Comunicazione. Voglio dire, è sbagliato pensare che le rivoluzioni le faccia una persona, le rivoluzioni le fanno le masse, quindi le agenzie si devono ammassare, bella parola, ma si devono unire, e decidere ok, adesso noi facciamo così, che può anche essere un non facciamo più questo o non facciamo più quest'altro, ma devono farlo per davvero. E allora questa cosa deve succedere, perché altrimenti non ne veniamo fuori. E quindi uscendo da Assa Comunicazione tu cosa alla fine proponi di fare? Cioè come si può cambiare il sistema? Ma innanzitutto, ripeto, mi tiro fuori da un meccanismo che secondo me è un meccanismo di complicità, che io non apprezzo, quindi non ho voglia di essere complice di un sistema che non mi piace. La seconda cosa, tengo fede a quelli che sono i miei principi, che giusto o sbagliati che siano per il resto del mondo, sono corretti per me, e sono quelli di dire io le gare le faccio, perché fanno parte di questo lavoro, le faccio a determinate condizioni. E le condizioni sono che posso anche decidere che dico di nuovo al cliente, perché non credo che sia il suo sistema di gestire la gara corretto. Mi scelgo le gare a cui partecipare in funzione di quello che è una corretta remunerazione che a me danno, perché io non ho voglia di non pagare le persone che lavorano per me, cioè, non voglio licenziare nessuno. Quindi io lavoro per chi mi paga, e per chi mi paga il giusto, perché il mio prodotto è importante e deve essere riconosciuto come tale. Anche perché se funziona porta dei benefici alle aziende, quindi non vedo perché non debba essere pagato. Quindi faccio gare dove ci sia una giusta remunerazione, dove ci sia una giusta compensazione. Sì, però questa è una iniziativa personale. Però certo, per cambiare questo sistema non occorrerebbe invece una rappresentanza più allargata. Cioè il fatto che tu ne esca fuori significa anche una rinuncia a un qualunque progetto. Non significa non credere in Assa Comunicazione. Okay.
però senza porre un'alternativa se non un'iniziativa individuale. Beh, io un progetto ce l'ho, adesso non voglio anticipare niente, cose che sai che non faccio, le cose che non sono già concrete, però un progetto ce l'ho per quest'autunno per mettere in piedi un, diciamo, una proposta che possa in qualche maniera interessare UPA e chi può essere interessato come me ad avere, a far parte di un tavolo dove in realtà la diffusione sia aperta e dove soprattutto la controparte, che è quella poi importante, cioè i clienti, sì, però anche qui farei una considerazione poi un secondario, i clienti possano trovare la possibilità di una discussione che porti un beneficio, perché i clienti non possono non credere, non pensare che la creatività faccia parte della loro vita. Quando inventano un nuovo prodotto, i clienti sono creativi tanto quanto un'agenzia. L'unico modo che c'è per venire fuori da questa faccenda è creare un asse agenzia cliente, che fecero, cosa che fecero in Germania 15 anni fa, quando la Germania era esattamente nel comparto, nel settore pubblicitario, nella nostra identica situazione, cioè clienti scontenti, consumatori contenti, agenzie che facevano schifo, perdevano clienti, perdevano fatturato, gente che veniva licenziata, non dicevano premi a Cannes, niente. Vai a vedere oggi la Germania, dopo che ci sono seduti insieme agenzie e clienti e hanno deciso che la creatività era il valore di questo mestiere, era la cosa che faceva la differenza, era la cosa che portava produttività, hanno cominciato a fare quello che va fatto, cioè investire sui giovani, investire sul talento, fare sì che si riconoscesse il valore della creatività all'interno delle presentazioni, che il differenziale non fosse dato dal fatto dell'apparenza di come lo presento, dalla dimensione di un'agenzia o che ne so, dal marketing finanziario sui fee, non fosse questo, ma fosse il valore che realmente una creatività porta a un prodotto nel momento in cui va in comunicazione. I risultati sono sul tavolo oggi da Germania, tu me lo dicevi poco fa. Sì, abbiamo pubblicato una tabella dei palmarès sulla base del numero delle ogni vinti, la Germania è al terzo posto dopo gli Stati Uniti e Inghilterra, prima del Brasile. Prima del Brasile, con campagne vere, non fanno campagne finte. E se tu vai a vedere, io sono sicuro che ti verrà voglia di farlo, negli ultimi 10 anni, vedrai che c'è stata una progressione tedesca in questo senso. Hanno cominciato a prenderne uno, poi due, poi cinque, poi 10. Quindi, perché ancora una volta, con il modello tedesco che mi chiamo Ayman, ma dall'economia alla pubblicità. No, non lo so se il modello tedesco funziona, io so solo che quello che possono aver insegnato i tedeschi in questo caso, a me personalmente, è che non si può non prendere in mano il problema e provare ad affrontarlo, mentre in Italia si tende purtroppo a ridurre tutto. Il problema è grosso, il prodotto italiano creativo è scadente, ed è scadente per colpa di tutti, non solo dell'agenzia, del creativo, di chissà chi, anche dei clienti. Quindi bisogna sedersi insieme a un tavolo e decidere, ok, da oggi proviamo a fare questo, e le agenzie devono anche mettere dei paletti, devono dire, ok, noi non siamo più disposti a fare quest'altro. Quindi questo deve succedere, secondo me. E perché ci entra la direttoscopia tutta questa faccenda? Infatti era l'ultimo punto che volevo affrontare. Perché forse suo malgrado è un club, perché non è un'associazione, è un club, che è stato importante perché ha promosso la qualità creativa per molti anni in questo paese. Tu ne sei stato anche vicepresidente, giusto? Vicepresidente, sì. Paio di volte, in tempi ben diversi da questi. Non sospetti. No, poi ne sono uscito dal club, mi è dispiaciuto perché comunque l'associazione a cui il club non è un'associazione, ripeto, a cui sono affezionato, ma ne sono uscito perché l'andazzo era sballato, cioè non si può promuovere la bugia, non si può promuovere la disonestà, non si può promuovere la falsità. Oggi la Diretto Club italiano premia campagne finte, che uno può anche dire è una solita bega fra creativi, non è vero, è il sintomo di un sistema malato, vuol dire che i creativi pensano che la reputazione si costruisca in quella maniera, invece non si fa così, si fa facendo belle campagne per la Procter & Gamble e non per il parrucchiere all'angolo o per le associazioni no profit, o inventandosi delle robe come quella scandalosa di scosse verso tweet, che è una roba, c'è una vergogna, ok. Però le agenzie spalleggiano questo sistema. E quindi non è solo un problema dei creativi, i creativi fanno così. Le agenzie pagano le produzioni, proprio Durex. L'ha citato l'Espresso e l'ha citato Dago Spina, che era un falso. Eppure la Diretto Club l'ha premiato. È stato premiato anche a Cannes, nessun italiano che ha avuto il coraggio di dire guardate che la roba lì è finta.